Buonasera a tutti voi che ci seguite. Oggi puntata di Voci Transnazionali su Libre TV, 27 maggio 2014. Siamo in collegamento con Blanca Bricegni, nostra amica, compagna indio, che ormai il pubblico di Libre TV conosce perché appunto ci dà aggiornamenti sulla situazione in Venezuela, che pare ormai un'escalation continua di violenza. Ma partiamo a parlare appunto di Venezuela e dell'azione di Blanca che diciamo si è espressa anche con una regia in questi giorni, il 24 maggio, con uno spettacolo a Still Have a Dream, perché i diritti continuano, noi continuiamo a sognare. Ecco, è uno spettacolo, peraltro è una locandina che abbiamo poi condiviso in passato, molto molto bella, e ne parliamo appunto con Blanca, che è stata la regista insieme a Maria Grazia Silvia Antonini di questo spettacolo che ovviamente è in tema in qualche modo di diritti, e poi parleremo, poi passeremo a parlare propriamente della situazione in Venezuela. Blanca, grazie di essere con noi, benvenuta. Come è andato questo spettacolo? Bene, grazie, un grande abbraccio a tutti i Liberi TV ascoltatori. Bene, guarda, lo spettacolo è stato un successo del gruppo delle 10 Recole, che è il gruppo dei disabili che convoca nella città a moltissime persone che vogliono capire il loro messaggio. Questo ci succede da parecchi anni. E su 185 posti avevamo tutto esaurito, 5 persone che avevano prenotato poi non sono arrivati, quindi consideriamo comunque non tutto pieno, ma tutto Parliamo della città di esaurito. Torino. Parliamo della città di Torino, del terzo teatro più importante della città, molto bello, che è il Teatro Victoria, antico cinema Victoria. Lo spettacolo ha generato moltissime emozioni. E abbiamo sentito un pubblico che alla fine veramente non solo ha applaudito a scena aperta numerose volte, ma poi ci ha accompagnato, diciamo, fino all'uscita del teatro. I fattori importanti in questo spettacolo sono quattro gruppi che convergono. Ogni gruppo ha lavorato su temi propri e alla fine la regista, la drammaturga, che è la dottoressa Maria Grazia Silvia Antonini, mia socia, collega e amica, è stata veramente bravissima, è una persona a cui io do assolutamente tutto il mio riconoscimento della sua grande capacità di far sì che gruppi di persone che non hanno mai fatto teatro, che vengono da diverse realtà sociali, possano esprimersi. Su questo lavoro sui diritti umani c'è stato un gruppo di nigeriani che hanno presentato la situazione della discriminazione religiosa. In questi giorni è di fondamentale attualità in quanto loro sono un gruppo di cristiani e sappiamo cosa sta succedendo con i cattolici protestanti in Nigeria e quindi è stato molto significativo. Loro formavano la parte del coro e facevano anche spettatori del discorso di Martin Luther King, dove contrapponevano il passato con il pastore Victor Glorious, che leggeva in inglese brani molto ben scelti e molto accuratamente scelti da Maria Grazia, e me che rappresentavo me stessa in diagonale, diciamo, verso il proscenio con il presente. Quindi questi brani fortissimi il testo del 28 agosto 1963 di Martin Luther King. A tutto questo in mezzo c'è un famoso telegiornale dove improvvisamente, come capita spesso soprattutto in certi telegiornali, si sbagliano di far scorrere il video, no, che hanno nel copione, e allora subentra, come è successo con le notizie dell'Ucraina, volevano mettere la Russia, passava l'Ucraina, allora così in questo modo
facciamo la denuncia degli italo-venezuelani che sono stati non solamente imprigionati, torturati, non ultimo veramente l'avvocato Marcello Trovato, ma anche l'uccisione di Roberto Annese nella città di Maracaibo. Quindi questa parte è inserita in mezzo allo spettacolo. Poi abbiamo un'altra scena che chiamiamo Stranieri, che è molto importante, ecco, perché abbiamo cercato cicli di apertura e chiusura su delle parole o sui concetti che contrappongono verità, perché sai, comunque il nostro teatro è anche teatro politico, ma è anche una ricerca di verità. Per cui arriva una persona, c'è una ragazza, una giovane italiana che sogna una vita onesta, farsi la sua strada per i suoi meriti, per avere un amore onesto lungo tutta la vita, eccetera, eccetera. Improvvisamente escono personaggi, da cui per esempio una famosa frase, non li farò pubblicità per Liberi TV, ma comunque è un grande manager che gli è venuta la bellissima idea di dire che l'onestà senza furbizia, insomma, non paga. In poche parole, quindi abbiamo preso queste frasi contrapposte a questa giovane che sogna la sua vita nel suo paese con tutte le opportunità con cui nasciamo e alle quali abbiamo diritto e sono sanciti nella Carta dei diritti umani delle Nazioni Unite, ed arriva questa signora, arriva diversi personaggi, un politico che fa, cancellerà tutti i consulenti per poi instaurare tutti i consulanti, e così con giochi di parole andiamo avanti. Arriva questa venezuelana che denuncia allora che lei viene in Italia perché in Italia c'è l'onestà, c'è questo, c'è il lavoro, e soprattutto, e chiude il ciclo con le parole, ci dà dignità, che è la cosa che alla ragazza gli viene combattuta negli altri spettacoli. Poi i disabili propongono sempre sul tema dei diritti umani, e loro hanno lavorato ed approfondito, i loro tempi sono più lenti, per cui iniziando 2 anni fa con una scena sulle parole di Brecht, sai, vennero a prendere gli ebrei, vennero a prendere gli zingari, sì, eccetera, finalmente, e con loro sono riusciti a lavorare questa situazione. Ti devo dire che nel 2012 o 11, scusa, in una conferenza che loro hanno fatto, organizzata da noi alla Casa Valdese di Torino, ad un certo punto una delle artiste del gruppo delle 10 regole alla fine ha citato anche Marco Pannella, una citazione di Marco, e tutte queste sono ricerche loro, e loro fanno con noi nella ricerca della loro verità e della loro situazione. Ed hanno creato quest'anno per questo spettacolo, che non c'è nella prima che abbiamo fatto il 13 dicembre 2013, ed è una scena importantissima sul concetto dell'ufficio del buon dovere, lo hanno chiamato così. Ed è un ufficio dove si entra con problemi proprio personali, tipo voglio una fidanzata, ho bisogno che mi puliscano la casa, problemi sono disabili, sono cieca, ho una figlia, non ho marito, non ho come risolvere, ho trovato un lavoretto dove mettere. Sai, i problemi quotidiani posti in un modo molto artistico, con grande bellezza. Finalmente abbiamo anche l'altro gruppo, quindi ti ho parlato del gruppo dei nigeriani, il gruppo misto, il gruppo dei disabili, e poi abbiamo il gruppo delle sole donne, in cui abbiamo posto il tema della violenza, ma il Teatro Regional, Centro di Dramaterapia con l'Associazione Universitaria Interamericana pongono sempre il problema quotidiano o esistenziale
in modo parziale, perché sempre andiamo a dare risposte e ci poniamo in un modo molto costruttivo. Per cui abbiamo preso il processo, riprendeva il processo ad un caso eclatante del 1212, no? E quindi la durata dei processi, abbiamo incluso tutti questi concetti nel nostro spettacolo, per finire nel 2014 con il processo a Barba Blu. Barba Blu, dove comunque il femminicidio l'abbiamo rappresentato in un modo estremamente poetico, usando le ombre dietro un telo che rappresenta un muro antico con le uve. Lo vedrai, Gianni, spero che anche voi, tutti quelli che mi state seguendo, appena avremo il video. E la ragazza che alla fine conquista, che è stata la nostra interpretazione di questa favola, conoscenza, autonomia, maturità. E quindi per un cristiano come me questa parola significa, come nella lettera di Paolo negli ebrei, la lettera degli ebrei non si sa chi l'ha fatta, comunque dice maturo è colui, colei che sa distinguere il bene dal male. Questo è molto riassunto lo spettacolo, che è molto denso e sostanziale, denso e teatro, e da molto contenuto di bellezza. E infatti poi peraltro appunto si parla di diritti e mi sembra che si può fare in modo molto pertinente appunto un ponte tranquillamente all'attività che tu svolgi con Aere Sven, quindi questo come resistente per la libertà in Venezuela, perché in Venezuela insomma la situazione mi sembra che stia in qualche modo degenerando sempre più, questa situazione di violenza diffusa e sembra ormai appunto la situazione sia fuori controllo. Però se tu sei d'accordo, vorrei con te vorrei che tu ci approfondissi una notizia che ho letto, che appunto è quella secondo cui Venezuela, diciamo titolata così dal Fatto Quotidiano, il Venezuela contro gli Stati Uniti, c'è stata appunto una denuncia in qualche modo di ingerenza, una denuncia appunto da parte di Maduro, se non sbaglio, di ingerenza contro gli Stati Uniti. Ecco, di che cosa si tratta? È una cosa pretestuosa, ha una base questa accusa? Bene Gianni, tantissime grazie per questa domanda, che veramente farò il possibile per risponderla nel migliore dei modi, perché secondo me la risposta è molto complessa, no? Comunque, nella brevità del tempo che Liberi TV mette a disposizione, e che noi come Aere Sven e come Resistenza Propositiva Venezuelana ringrazieremo all'eternità, devo dire questo. Sì, il Venezuela si può permettere qualsiasi cosa. Cosa non si può permettere? Uno Stato che non soddisfa e non compie, non tiene testa né parola a nessuno dei trattati che ha firmato, che anzi è fuoriuscita dalla Corte americana dei diritti umani, e semplicemente si nega a qualsiasi considerazione e revisione anche di se stesso, anche solo per magari poter dire come posso peggiorare la situazione, perché questa situazione di peggioramento è incita nel loro DNA, questo castrocomunismo, che piuttosto lo stiamo già chiamando nazicomunismo castrista, non ha altra deriva se non quella di morte e di povertà. Sicuramente, come sempre, non manco di denunciare l'olocausto del popolo venezuelano, che dal 1999 ad oggi abbiamo superato il quarto di milione di persone assassinate per un terrorismo di Stato. Allora, l'attuale situazione è complessa e difficile da capire. Gli Stati Uniti di Nord America ha in tante
dei moltissimi gruppi e associazioni di cui abbiamo parlato che esistono, perché i venezuelani all'estero comunque hanno iniziato a organizzarsi già da un bel po', sono nelle lobby fatte dall'opposizione altre, che non sono totalmente opposizione messa della Unità Democratica, ma comunque sono opposizione e ancora non si definiscono come resistenza, e poi ci sono grandi personaggi, cioè non so, Moisés Naim vive negli Stati Uniti, Coronel vive lì, insomma, Peñalosa, eccetera, non è che non ci sono personalità o che loro, perché solo esistono loro, la storia è morta improvvisamente, sono riusciti a far capire anche con i video, perché la situazione al regime lì si è aggravata dal 5 febbraio 2014, e questo l'abbiamo descritto. Cosa è successo? Che tramite le realtà, l'esposizione della crudeltà del terrorismo di Stato, come ha attaccato e giustiziato i nostri giovani, la nostra generazione futura e il nostro futuro, nel Senato si è discusso sulla possibilità di coloro che fanno capo a questi elementi, gestiscono, comandano in apparenza, perché il comando vero viene da Cuba, la repressione nel Venezuela, potessero essere in un certo modo considerate persone non desiderate negli Stati Uniti, e il loro conto miliardari, migliaia, insomma, sono milioni di bilioni di dollari che il Venezuela ha sprecato in questi 15 anni, anche attraverso una corruzione che uccide, e hanno deciso di fare bloccare a delle persone, sono nominativi. Sicuramente, e purtroppo, il problema difficile da nascondere è che queste personalità che negli Stati Uniti sono in una lista nera hanno molto a che fare con il narcotraffico, ma noi da Liberi TV l'abbiamo definito in Venezuela anche un narcostato. Quindi loro l'unica controparte, perché sicuramente tenere le grandi fortune in questo momento negli Stati Uniti, dove hanno possessione, cioè ville, terreni, insomma, cavalli, eccetera, cioè hanno delle cose favolose questi signori qua, si vedono minacciati, ma soprattutto forse la minaccia più grande che hanno è che la verità emerga. La verità è che sono solo una sarta di banditi e non sono niente altro, come Milosevic nella ex Jugoslavia. Quindi loro hanno questa denuncia, chiamano ingerenza. Qualsiasi cosa è ingerenza. L'ingerenza cubana nel Venezuela non esiste, cioè esiste un paese sul quale la parola ingerenza è impronunciabile, non saprei dirti di più, so solo che colui che chiamano il boia dell'Angola è proprio colui che si trova alla Fuerte Tiuna, che è, diciamo, la caserma più importante del paese, a comandare questo terrorismo di Stato. Ed ecco che è forse l'argomento che ci si apre, terribile, perché abbiamo sempre noi utilizzato, anche da lì del TV, la parola paramilitare. Sono paramilitari, noi l'altra parola che ha una connotazione positiva non lo utilizziamo, anche perché il terrorismo di Stato nel Venezuela in questo momento sta funzionando anche, e come sempre, come un controllo sociale da una parte, e dall'altra ovviamente la eliminazione di potenzialità. Quindi queste sono anche forze paramilitari e parapoliziali
che fanno delle razzie. È una cosa impressionante, Gianni, come improvvisamente in una sola giornata hanno messo in prigione, hanno preso 200 ragazzi, perché vanno dove i ragazzi stanno, cioè la MU, per esempio, alla quale da questi canali di Liberi TV condanno come coonestatrice di ogni singolo omicidio successo nel paese dal 2002 ad oggi. Da quella data loro hanno iniziato a coonestare e assumo tutta la responsabilità di ciò che dico. Loro convocano una manifestazione, per esempio, la gente va e questi non organizzano un cordone di sicurezza, cosa che è elementare in ogni manuale di destra o di sinistra che sia, quando si organizzano le manifestazioni, e allora vengono presi come quando tu vai a caccia, non so, vanno le pecore, no? E quindi tu sei il ladro, prendi una all'estremo, prendi l'altra e così via. E quindi come si spiegano queste cose? Noi come resistenza propositiva, come AIRES-VEN, stiamo battagliando perché sappiamo che la barricata non hanno armi, i ragazzi non sono armati, possono contro le tanchette che arrivano a sparare, e ne abbiamo 44 ragazzi giustiziati con un sparo in testa. Bene, non è che poi loro si mettono lì a dire uccidi, 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 quindi una reazione c'è, ma come tu dicevi, io non credo che non ci sia, cioè che si sia perso il controllo. Il regime non riesce a calmare questa situazione, la opposizione ufficialista coonestatrice non riesce a prendere, diciamo, ad entusiasmare dalla loro parte i leader più resistente, i più giovani, e questi giovani, quest'altra parte, inizia a capire che quella strategia che sta utilizzando genera solo perdite e quindi si stanno riorganizzando. La situazione è veramente, non si vede una fine. Comunque un mese fa, probabilmente, io credo che ne abbiamo parlato, è uscito un militare della Guardia Nazionale che è nell'esilio nascosto, chiamando a riflessione ai suoi commilitoni perché non si giustifica in nessun modo l'aggressività mostruosa che si esercita contro soprattutto i giovani, che sono quelli che stanno per strada. Insomma, una situazione abbastanza pesante che si sta perpetrando e che pare in qualche modo non riesca a trovare uno sbocco, una via. E in qualche modo, ecco, io volevo che tu commentassi proprio nell'ambito, diciamo, di questa, in qualche senso, resistenza, ma anche lotta contro, in chiusura, perché abbiamo pochi minuti ancora, l'esplodi. Alcune donne che sono state elette, se non leggo male, a San Cristobal e a San Diego, sono mogli di due sindaci che sono stati destituiti e arrestati, peraltro, e sono state elette loro. Ecco, questa iniziativa come ti sembra? Fruttuosa? Come la commenti tu? Tutto, guarda, il paese, ovviamente, cioè si capisce che nel paese, comunque un paese petroliero, si capisce che benché la situazione economica sia praticamente, il Venezuela è sull'orlo del fallimento, ma non riesce ancora, sai, il millimetro che manca ancora perché possa precipitare, non lo si raggiunge ancora, non si riesce a spingere questa situazione. Comunque, e qui noi come resistenza propositiva non violenta AIRES-VEN, e chiunque visiti il nostro blog vedrà
che noi abbiamo scritto una lettera aperta contro il processo elettorale di queste due signore. Perché? Avevamo già parlato, Gianni, in una delle nostre trasmissioni, avevo ipotizzato, dico, guarda, il 2014 potrebbe essere un anno molto importante perché non ci sono elezioni. Sappiamo benissimo, e la volta scorsa abbiamo parlato di un concetto che tra l'altro nasce da un politico italiano degli anni 30, che è il concetto di classi politiche, ed avevamo analizzato come Airesven che c'è un confronto tra due classi politiche del Venezuela, quella che vive dei soli voti, che non arriva, non supereranno mai il 49,99 periodico, e la classe politica che detenta il potere. Quindi in questo conflitto la maschera dell'opposizione, eccetera, eccetera, fa sì che ovviamente ci siano particolari processi per cui loro lanciano alla palestra la propria opposizione nel lemma staliniano di fammi creare a me la mia opposizione, che io ho bisogno, perché se si crea quella che deve essere saremo nel guai. Da questo punto di vista, allora, il signor Leopoldo López si era consegnato in prigione. A San Cristóbal e a San Diego, che sono municipi di stati proprio in diagonale, uno diciamo sulle Andi e l'altro a nord di Caracas, il municipio di San Diego e il municipio di San Cristóbal hanno messo in prigione i sindaci perché avevano permesso le barricate. Questa è stata la scusa. Allora, la signora Rosa di Scarano, quindi l'abbiamo pure denunciato nello spettacolo che questo sindaco di origine italiana, Enzo Scarano, è in prigione, si sono lanciati le mogli a specchio con quello che è successo con il signor Maduro, che abbiamo l'illegittimo erede dell'insepolto. Queste qua sono eredi di questi prigionieri. Nel Venezuela la prigione è un trampolino politico in questo momento, è stato uno dei modi in cui loro hanno veramente creato questa modalità. E quindi si sono lanciate quelle mogli, hanno accettato un processo elettorale, un Consiglio Nazionale Elettorale integralmente fraudulento, e c'è quel bellissimo programma che tu mi hai fatto dove io ho spiegato la frode elettorale. Sì, quattro punti. I quattro punti esattamente, e loro allora cosa sono riusciti ad ottenere? La Rosa di Scarano a San Diego ha preso l'87,68%, e poi Rosa, e poi Patricia di Ceballos e l'altra, e quella di San Cristóbal, lei ha vinto col 73,69% contro gli esponenti del governo, che a San Diego quello lì ha preso l'11,63% e a San Cristóbal l'altro ha preso 25,45%. Ora tu capisci il danno gigantesco che impedisce che un paese che nel 2007 votò contro una costituzione, una modifica alla costituzione per trasformare il paese in un paese comunista, questi a cui gli è stato rubato non una, insomma, almeno due dichiarate dal Capril lì, due elezioni presidenziali, si presentano con quel Consiglio Nazionale Elettorale a elezioni. Non si poteva minimamente dubitare che avrebbero vinto con stragrande maggioranza,
perché così legittimano cure. Quindi questa è una doppia illegittimazione di situazioni integralmente incostituzionali in cui il regime sostiene adesso che il sistema elettorale venezuelano ha dimostrato di essere integralmente pulito. E questa si legittima come rappresentante del popolo venezuelano oppositore. Ciò però viene contraddetto molto in modo interessante dall'inchiesta Keller, l'ultima che a me è arrivata, dove inizia a sorgere una terza frangia di popolazione, fascia di popolazione, che loro lo chiamano indipendenti, e siamo al 23%. Per cui, diciamo, la situazione con questa doppia legittimazione ci mette in una condizione di dover lottare ancora molto di più, di capire che non si può andare avanti comunque senza un approfondimento di un'educazione politica liberale che ci permetta di poter anche cambiare tutto il nostro linguaggio. Questo linguaggio nuovo, nel senso che, come avevo spiegato una volta quando parlavo del genocidio linguistico, ci avevano persino rubato le parole, possa permettere la creatività necessaria per la proposta del paese, descrivere il paese del presente e, diciamo, proiettarlo al futuro. Non è detto, come ti dicevo, in questa fascia degli indipendenti ci sono gruppi, per esempio, che parlano del federalismo del secolo XXI contrapponendolo al socialismo del XXI secolo, come chiamano loro, e quindi questo vuol dire che ci sono progetti di paese, tra cui tra l'altro Aires Ven ha partecipato nella persona soprattutto dell'ingegnere Luis Manuel Aguana, con un progetto di paese Venezuela riconciliata, si chiama così, contrapposto al Plan Patria. Di questi progetti sarà, diciamo, in un futuro che io molto volentieri li posso esporre già. Certo, facciamo una nuova puntata di Liberi TV proprio su questi progetti, diciamo, che vedono futuri e futuribili di assetto del Venezuela. E vediamo un pochino, insomma, saranno sicuramente delle cose interessanti che rispecchieranno poi anche la varia estrazione politica e culturale dei singoli gruppi, quindi insomma saranno rappresentativi delle varie ispirazioni. Sì, sì, ciò che non succede, cioè ciò che è strano, e da qua pure lancio un appello, perché gli italo-venezuelani in Italia ci sono in parecchie migliaia, è che veramente, diciamo, i ragazzi sono per strada, ma quanti di quei genitori, zii, nonni hanno votato nel 98? Guarda quanto peso ha un voto sbagliato. E 15 anni, andiamo verso i 16, e non riusciamo a toglierci morte e miseria, cioè un olocausto completo, integrale del paese, che oltre, diciamo, al problema proprio di vita, allora è il problema della libertà di espressione, il problema educativo è un altro tema sul quale possiamo fare una puntata con tutte le nuove riforme che pretendono imporre. E poi, ovviamente, Gianni, sempre ti ringrazio per questa possibilità, perché i compatrioti che mi possano ascoltare si possano entusiasmare, iniziare a sentire dentro di loro il desiderio di raggiungere una maturità politica, perché siamo anche l'essere umano, anche l'essere sociale e politico, e quindi è importantissimo che la politica non si occupi di te, ma che tu ti occupi di politica. Bene, Blanca, con questi propositi di nuovi incontri per informare
tutti quanti loro che vorranno su Libre TV, che ricordiamo sta su internet e quindi si può vedere dal Venezuela alla Groenlandia, ovunque, basta che venga raggiunta la zona da internet. Io ti ringrazio, se non è altro ti do appuntamento alla prossima e ricordiamo appunto Blanca, ti posso salutare con la frase che ho detto allo spettacolo, certamente, dal discorso di Martin Luther King: patria mia, è di te, dolce terra di libertà, è di te che io canto. Grazie Blanca, a presto. Blanca Bicegno, la nostra amica e compagna indio. Grazie ancora. Grazie.